L'appuntamento del 6 gennaio è un appuntamento canonico perché si colloca a chiusura della carrellata di iniziative che la WISP ormai da 20 anni porta all'interno dell'Istituto Penale Minorile. Non solo nella quotidiana attività ordinaria, perché noi in virtù di una convenzione con il Ministero della Giustizia da oltre 30 anni facciamo attività motoria, attività sportiva. Ricordiamo che il 2023 è stato l'anno dell'inserimento della funzione educativa dello sport all'interno della nostra Costituzione, però fu pensato in passato di individuare un progetto che portasse lo spirito natalizio all'interno dell'Istituto Penale Minorile Fornelli, il progetto Porte Aperte, che prevede una serie di eventi ludico-motori, di intrattenimento, e a coronamento e chiusura di questa carrellata di eventi abbiamo pensato di donare l'iconica calza della Befana ai ragazzi. Alla presenza delle istituzioni, quindi facendo una sorta di chiacchierata collettiva, amicale, facendo una riflessione, un bilancio un attimino di quelli che sono stati i percorsi dei ragazzi, di quella che è stata la nostra esperienza. Quest'anno vogliamo lanciare, il nostro non è un semplice appuntamento istituzionale, ma vogliamo lanciare un messaggio importante. Sappiamo che comunque il 2023 si è chiuso e il nuovo anno si è aperto con un tasso elevato, un numero elevato di femminicidi, quindi noi che da sempre comunque ci sposiamo con battaglie importanti, non dimentichiamo che per esempio a Vivi Città, che è un altro evento storico della WISP, abbiamo dato spazio ai centri antiviolenza, quindi quest'anno proprio per ricollegarci con quell'esperienza abbiamo voluto donare le calze della Befana in buste particolari dove accanto al nostro logo c'è proprio un messaggio sentito, e che è quello che la WISP vuole portare all'interno del Fornelli, vale a dire invitare tutti alla tutela delle donne. Abbiamo infatti individuato anche il numero, il 1522, con una scritta dalla parte delle donne, che è quello che la WISP sente di dire a tutti e soprattutto sente di dire ai ragazzi. È un'iniziativa che si è consolidata, perché nelle migliori tradizioni, come diceva la mia Presidente, far bene fa sempre bene e anche ti riempie il cuore. Non è una classica frase piena di retorica, ma è per il nostro DNA, perché sono le nostre medaglie quelle. E quello che noi realizziamo qui ogni anno è una medaglia che riteniamo vada con molto merito attribuito alla WISP, ma principalmente ai ragazzi, che sono gli ultimi molto spesso, ma che non dovrebbero essere gli ultimi di questa società. Certo, sono anni che la nostra Commissione Sport, 10 anni, collabora con la WISP. Abbiamo programmato nel progetto Porte Aperte una serie di iniziative, quali anche quella della gara che noi facciamo, la competizione, diciamo sempre di tipo dilettantistico, della squadra dei consiglieri comunali, insieme incontrandoci con la squadra dei ragazzi ospiti qui. Un'iniziativa che è partita dal presidente della WISP, Elio Di Summa, ma che poi ha mantenuto questa tradizione, questo rito, anche con la presidentessa Veronica. Siamo sempre molto vicini a tutte le iniziative, come anche Vivi in Città, che ha detto la Presidente, e anche la Marcia Longa Nicolaiana, ma quando si tratta di venire qui al Fornelli veniamo sempre con immenso piacere. Nell'ambito dell'iniziativa della WISP, il corso di laurea ha fornito degli esperti e dei tirocinanti laureandi in scienze tecniche dello sport in affiancamento all'inserimento dei minori di area penale nelle strutture sportive sul territorio. In particolare alcuni nostri ricercatori hanno valutato l'efficacia dell'intervento educativo attraverso la pratica di attività sportive. È una giornata simbolica anche per questi ragazzi, lo facciamo ogni anno. È un modo, attraverso la presenza del sindaco, di testimoniare la presenza della comunità, perché se i ragazzi hanno sbagliato, essendo così giovani, non può essere solo colpa loro, è anche colpa della comunità. E la comunità oggi viene qui a salutarli, il giorno della Befana, un giorno di festa soprattutto per i più piccoli, è un modo per dire loro che c'è una possibilità di riscatto, di capire di aver sbagliato e di poter recuperare il rapporto con la comunità, un rapporto che purtroppo si è lacerato. Vedete un politico di fronte, forse pensate che il politico è venuto qua
per una sorta di campagna elettorale. Il direttore vi ha detto che in realtà io ho finito il mio mandato, questo è il mio 10° anno e non sono mai mancato all'appuntamento con questo istituto. Non siete nemmeno elettori, non siete nemmeno tutti baresi o pugliesi, quindi non avrei interesse. L'ho fatto in questi anni per due motivi. Il primo è il motivo che mi ha portato qui la prima volta. Credo sia importante che chi rappresenta l'ente locale, in questo caso io sono il sindaco di Bari, ma rappresento anche per rappresentanza, sono il presidente dell'ANCI, rappresento un po' tutti i sindaci d'Italia, quindi è come se qui oggi ci fosse il vostro sindaco. E il motivo principale è quello di dare un messaggio a voi che state qua dentro e un messaggio a chi sta fuori. Il secondo motivo l'ho imparato invece stando qua dentro, venendo qui spesso, ho imparato parlando con voi che siete così giovani che la colpa non può essere soltanto la vostra. Quando sto fuori racconto un aneddoto di una cosa che è successa qua dentro. Io avevo fatto arrestare una persona, un gruppo di persone, uno era un ragazzo, era orgoglioso, tra l'altro era pure un parente di un boss, quindi immaginate per un sindaco far arrestare una persona che era legata a una famiglia criminale della città che aveva fatto un'estorsione all'albero di Natale, quindi era pure una roba che funzionava mediaticamente, no? Uno fa un'estorsione per l'albero di Natale. I giovani invece, se a quell'età commettono un reato e commettono degli sbagli, ho capito venendo qui e anche rispetto a quel ragazzo a cui ho fatto riferimento prima che non può essere solo colpa del ragazzo, è colpa della società, perché io poi quel ragazzo l'ho incontrato qui, cioè per me era un nome sul giornale, ero contento che l'avevo fatto arrestare. Quando l'ho trovato qua era un ragazzo che mi ha raccontato la sua storia, cioè aveva il padre in galera, i fratelli non si comportavano bene e io mi sono chiesto che il che ho fatto per questo ragazzo, perché io ero sindaco già da 4 anni quando hanno arrestato quel ragazzo che aveva 16 anni, 4 anni prima ne teneva 12, quindi io ho detto io che cosa ho fatto, la famiglia va bene, la parrocchia non ha fatto niente, la scuola non ha fatto niente, l'associazione non ha fatto niente, le associazioni che si occupano dei giovani, no, come fanno anche loro, dove sta? Come fanno alla mia sinistra? Loro, la commissione consigliare con tante persone, Giusi è presidente della commissione consigliare del comune di Bari, lui però non è un politico, è una persona che si mette a disposizione della commissione e fa volontariato. E mi chiedevo le associazioni che hanno fatto, però mentre guardavo quel ragazzo io pensavo che stavo da 4 anni già a fare il sindaco, che mi sono detto io per quel ragazzo che ho fatto, che cosa ho fatto io? E mi sono inventato col parroco di quel quartiere dove era nato e cresciuto quel ragazzo una specie di centro di doposcuola. Oggi avete un ruolo nella società, quindi io che rappresento la comunità vi sto venendo a dire a nome della comunità che voi avete la possibilità di recuperare questa ferita che si è creata tra voi e la comunità, perché se state qua una ferita l'avete creata, qualche cosa l'avete fatta che ha creato un problema alla nostra comunità e avete l'opportunità di recuperarla, soprattutto perché siete giovani. Ne ho visti tantissimi in questi 10 anni, ho vissuto un'esperienza lunghissima della mia vita insieme anche a tante persone che sbagliano. C'era un centro che adesso non si chiama più Chiccolino, si chiamava Chiccolino, adesso è una sorta di centro famiglie che sta qui vicino in un quartiere che si chiama San Girolamo, dove ho visto tanti ragazzi che hanno sbagliato, come avete sbagliato voi, ma poi hanno recuperato, si sono messi a lavorare, hanno una famiglia, hanno un lavoro dignitoso che gli permette di vivere. Certo, non fanno i soldi facili come si fa con la droga, con le estorsioni che ti arrivano facilmente, come dire, senza lavorare particolarmente, ma quelli che vendono la droga, gestiscono le piazze della droga, fanno le estorsioni, fanno l'usura. Anche questo ve lo devo dire con il messaggio, non lo porterò fuori, ma voi ve lo devo dire, fuori porterò il messaggio che vi ho portato prima, cioè dirò alla comunità, guardate che quelli hanno sbagliato, soprattutto quelli più piccoli, hanno il dovere ma hanno anche il diritto di poter recuperare il rapporto con la comunità, perché se hanno sbagliato così piccoli la colpa è anche della comunità. Ma voi vi devo dire che in questi 10 anni da sindaco non ho visto criminali di successo, non ci sta, quelli li vedete alla televisione. Nei telefilm e nei film vedete i criminali di successo. Per quella che è l'esperienza mia ed è l'esperienza di una città che ha tanti clan criminali, tanti, 14 sono i clan criminali nella mia città, non ne ho visto uno di successo. O sono finiti dentro la bara, sono morti, sono stati ammazzati per le faide tra di loro, o stanno in galera. E onestamente qua
non ve la godete la villa. Sì, per fortuna c'è il direttore che vi fa sentire come all'interno di una famiglia, ci sono gli operatori, gli agenti, le associazioni che vengono qui, una persona alla quale credo siate tutti legati, che vi cucina tutti i giorni, vi fa sentire come in una famiglia, un po' la mamma, diciamo, di questo luogo. Però non è la vita che si può vivere all'esterno, non potete andare a godervi una giornata come quella che mi sono goduto io il 1° gennaio, che mi sono fatto il bagno. Voi direte sei pazzo, invece con loro ci siamo fatti il bagno, stavano a 17 gradi qua a Bari, non vi potete godere la gioia di vivere con gli amici, con la famiglia, di poter andare a fare una vacanza come fanno in tanto, prendervi solo qualche giorno, diciamo, per godervi gli affetti, perché lo potete fare soltanto a distanza. Quindi non c'è una grossa speranza. Tutti quelli che davvero in questi anni ho visto praticare azioni criminali o sono morti, ne sono morti tanti. Io sono diventato sindaco e dopo un mese, oggi mia figlia che ha 14 anni, è alta quasi quanto me, era 10 anni fa, aveva 4 anni, stava in macchina con me, l'ho dovuta prendere in braccio e lasciare nella macchina della polizia locale perché avevano ammazzato il boss del quartiere San Girolamo, quello a cui ho fatto riferimento prima. E tra l'altro, per sfregiarlo, il clan rivale l'aveva martoriato con i colpi di pistola, i proiettili, e gli aveva disegnato anche la sagoma del corpo per terra con i proiettili, con i bossoli dei proiettili, davanti alla moglie e alla figlia, che oggi vivono in una casa di comunità perché non hanno un euro, non hanno la possibilità di sopravvivere. Quindi li ospitiamo in una struttura a spese della comunità, a spese del comune, perché non hanno reddito. Beh, il prossimo, chi è il prossimo candidato? Sì. Ascolta,